Citiamo il prossimo. Accogliamo. Sì. Accogliamo Benedetta da Salerno. Sentiamo Benedetta da Salerno. Prego, Benedetta. Buonasera. Innanzitutto io vorrei ringraziare la Madonna per questa opportunità che mi ha dato. Sono emozionatissima. Sì. E vi ringrazio anche della catechesi che avete fatto. Gesù è il re della mia vita. E, niente, io vorrei porre l'accento sul problema delle persone sbattezzate, perché sfortunatamente in famiglia c'è una persona che ha compiuto questo gesto e inconsciamente, cioè senza rendersi conto insomma della gravità di questa e del dono del battesimo enorme che noi abbiamo ricevuto, cioè, e purtroppo per emularlo alcuni cugini non hanno battezzato anche i figli. Sì. Quindi noi non sappiamo, come famiglia stiamo pregando ovviamente da tanto tempo eccetera, abbiamo ricevuto anche grandi grazie insomma rispetto a prima. Però volevo da lei un consiglio su come poter affrontare questa questione. Io tra l'altro ho anche molti amici, di cui anche uno purtroppo omosessuale. E, insomma, ci sono tanti casi per cui pregare, però questo fatto secondo me è di vitale importanza e non so se lei ci può dare un consiglio particolare per pregare per queste persone o per agire, non so. Ma guarda, cosa possiamo fare in più. Perché intanto va detto che il gesto di sbattezzarsi dal punto di vista cristiano è un gesto assolutamente inefficace, perché il battesimo imprime il carattere, è indelebile, c'è poco da fare, è una nuova nascita spirituale. Uno dice: perché non me la sono data io? Sì, è vero, ma anche la tua nascita naturale non te la sei data tu, quindi siamo pari. Quindi anche se uno si sbattezza, va dal parroco, si fa togliere dal registro, rimane il sigillo del battesimo. Per cui se si convertisse, non si deve battezzare un'altra volta.